Radio.0. Campania Radio Sport. Fuori gara! C'è tanta voglia di Napoli in questo finale di trasmissione. Domani sera allo Stadio Olimpico Roma-Napoli arbitra Rizzoli di Bologna. Ai ai ai. Rizzoli di Bologna che non fa tanto rima con Napoli, ma comunque, insomma, vedremo alla fine se sarà stato un buon arbitraggio o se il Napoli avrà qualcosa di cui lamentarsi. Noi non ci lamentiamo affatto perché oggi costringiamo agli straordinari il direttore Antonio Perrazzuolo. Buon pomeriggio. Non hai voglia di fare niente. Io non voglio fare niente. Ah, io devo entrare gli ultimi 10 minuti, no, in diretta. Ogni tanto ci sono gli straordinari. Ma com'è possibile, ragazzi? Amici all'ascolto, questo Sibilla non riesce a sostenere la trasmissione di un'ora. Se recuperiamo qualcosa, per cortesia. Recuperiamo a Sibilla. Recuperiamo l'inizio settimana o lo scorso fine settimana in cui è stato, lo scorso fine prima della partenza di Lecce. Pietro, io lavoro sempre, vado che vuoi da me. Ah. Comunque allora, Napoli a Roma. Il Napoli a Roma? Ah, veramente? Napoli a Roma. Per fare cosa? Per il ritiro. Tanti tweet dei calciatori azzurri sul social network di Twitter. Molti dicono: allora, stanno facendo il ritiro oppure si stanno divertendo? Si devono rilassare. Vabbè, fateli rilassare un po', anche perché quando c'è serenità c'è tranquillità e grande concentrazione ci sta pure, no? Che stanno un po' seduti dietro a un tavolo di plastica, tra l'altro li ho visti, no? Gargano, Britos, ma anche lo stesso Lavezzi, Zuniga, Vargas, in tranquillità. Niente di straordinario stavano facendo, non esageriamo subito coi toni nel dire che non fanno niente. Dall'altra parte vediamo anche le loro dolci metà, un racconto simpatico, Michele, perché tutti i mariti sono in ritiro e le mogli invece fanno vedere la tristezza dell'essere sole a casa con i bambini. E c'è una foto straordinaria che ha pubblicato Misca Gargano, che è la moglie di Walter Gargano, dove si vede il piccolo Mattias, che sembra un Gargano in miniatura alto mezzo metro, già con la maglia del papà numero 23 posizionato di spalle. La potete vedere su Napoli Magazine, nello spazio Tutti in Rete con Rosa Pedrazzuolo. Detto questo, hanno parlato i due tecnici, conferenza stampa di Walter Mazzarri all'Hotel Mancini Park, quindi ho dato questa indicazione, di Luis Enrique, che dice: gara difficile con il Napoli, e Mazzarri sottolinea che effettivamente il Roma rappresenta un ostacolo duro, che Lavezzi si è allenato di nuovo dopo tanto tempo, quindi da questa affermazione è possibile capire che Lavezzi potrebbe partire dalla panchina nella super sfida con i giallorossi all'Olimpico sabato 28 aprile alle 20:45. Perché dico questo? Perché la valutazione che ha fatto il tecnico è stata molto semplice. Il Napoli nelle ultime due partite ha dimostrato una grande solidità sia difensiva ma anche a centrocampo, quindi confermati tutti quelli che hanno fatto bene. Mi sembra anche giusto come ragionamento, non so se sei d'accordo, fermo restando che non c'è Campagnaro, che per la forte contrattura avuta a Lecce salta la gara con la Roma e quindi al suo posto dovrebbe giocare, senza grossi stravolgimenti tecnico-tattici, Fernandez, che si è fatto trovare pronto anche nella trasferta salentina. Antonio, invece, cosa ha detto Mazzarri, che ha parlato come sempre, come da contratto, possiamo dire, in conferenza stampa pre-gara? Quali i punti salienti delle sue dichiarazioni? Mazzarri, che potrete ascoltare, vedi Michele, anche se a Roma in maniera integrale, in modo integrale, con file integrale, tra poco su Napoli Magazine, almeno l'audio intero c'è. Quindi già questo è un dettaglio che piace molto ai tifosi del Napoli e lo voglio sottolineare. Si è concentrato ovviamente sull'ostacolo difficile, dice: sono concentrato sul lavoro, ho ritenuto opportuno fare questo ritiro per stare tranquilli, l'ho deciso prima di Lecce, sapevo la nostra situazione oggettiva, abbiamo avuto impegni importantissimi, ho pensato che fosse arrivato il momento opportuno per cercare di portare questo Napoli il più in alto possibile. Poi passaggio su Blerim Gemaili: per fare risultato dobbiamo correre tutti. Gemaili fa la fase passiva al massimo, so cosa può darmi, i meccanismi della squadra non sono cambiati quando entriamo in possesso palla, quindi se vogliamo una sorta di elogio che può far pensare che verrà confermato.
Era una scelta e potevo farne altre, tipo inserire Zuniga nel tridente, non è stata casuale e credo che la squadra ne abbia beneficiato. La Vizia ha fatto il primo allenamento ieri dopo tanto tempo, oggi ne farà un altro. I giocatori che hanno maggiore qualità beneficiano dell'equilibrio della squadra. Questo è un concetto che deve sposare il gruppo, l'avevamo un po' smarrito e dobbiamo tornare a riconquistarlo. Quindi non si sbilancia sulla Vizia, però fa capire che dovendo recuperare, anche perché è stato un po' fermo, ha fatto un lavoro differenziato, anche se quando i compagni sono partiti per Lecce, io ero a Castelvolturno, la Vizia rimase lì tutto il pomeriggio fino alla sera per fare una serie di massaggi proprio per presentarsi il giorno dopo già a Roma. Infatti lui è arrivato lì con un giorno di anticipo rispetto ai compagni e c'ha una voglia matta di giocare. Credo che a meno di grosse sorprese lo vedremo sicuramente in panchina. Poi passaggio su Luis Enrique, dice uno serio, dice sempre quello che pensa, mi è simpatico, poi non so che problemi possa avere all'interno dello spogliatoio. Roma in grande difficoltà perché effettivamente continuano ad esserci contestazioni. Anche nella giornata odierna diversi striscioni contro il tecnico spagnolo che viene additato di essere insomma un po' troppo rivoluzionario, addirittura qualcuno gli ha scritto, e questi sono striscioni che abbiamo riproposto, toglietevi la nostra maglia, indegni, e poi un altro, Luis regresa in tu casa, cioè torna a casa tua. Insomma, Michele, non si presenta nel migliore dei modi. Diciamo che per Luis Enrique, Antonio, scusami, il ritorno a casa è stato soltanto sfiorato, forse anche un po' accarezzato dal tecnico della Roma. Sì, dopo sì, quello sì, che è successo stamattina a Barcellona, chiaramente. Certo. Però tornando sulla Vizia, che è il tema caldo che interessa a tutti, penso anche ai radioascoltatori in questo momento ci stanno seguendo, Mazzarri ha sottolineato che è vero che ieri ha svolto allenamento completo, che oggi valuterà le sue condizioni, però ecco, questo è il passaggio importante perché sottolinea l'allenatore del Napoli, io dico che chi va in campo deve essere al massimo, al di là dei singoli, questo è un concetto che il gruppo deve assimilare sempre. Quindi si avvalora la tesi che abbiamo esposto poco fa, secondo la quale dovrebbe partire dalla panchina. E poi su Hiller ha detto: per me Hiller ha fatto bene nell'arco di tutta la stagione, è stato tra i protagonisti in Champions, poi un momento di flessione è fisiologico, può capitare a tutti anche per i tantissimi impegni che Gökhan ha avuto con la sua nazionale. Poi chiusura sull'obiettivo Champions, Mazzarri si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, ha detto ne ho sentite talmente tante in questa stagione che non mi stupisco, siamo passati da un eccesso all'altro, io sono solo concentrato sul momento per cercare di far valere certe logiche di squadra, conosco i miei ragazzi, cerco anche di aggiornarmi sulle forze che abbiamo a disposizione per mandare in campo la formazione migliore. C'è stato indubbiamente un calo psicologico perché l'uscita dalla Champions ci ha lasciato amarezza, ci può anche stare un appannamento fisico, ma dobbiamo capire che il Napoli non era abituato a tutti questi impegni e io lo sposo in pieno questo concetto. Siamo stati bravi a svoltare subito e a far durare pochissimo i momenti critici. Quindi il Napoli adesso è pronto per il finale di stagione, considerando l'obiettivo Champions, il campionato e ovviamente la finale di Coppa Italia del 20 maggio a Roma, proprio all'Olimpico, tra Juventus e Napoli. Voglio tranquillizzare anche tanti tifosi che ci hanno mandato delle email, perché i fortunati abbonati che sono riusciti a prendere il biglietto tramite l'East Ticket si sono visti recapitare il foglio che poi serve da stampare, no, per il trova posto. Il trova posto, il segna posto per stampare appunto quel biglietto, il segna posto da stampare per poi consegnarlo e ritirare il biglietto valido per la finale, con un errore tecnico, cioè Juventus FC versus SCC Napoli e non SSC Napoli. Allora tantissimi tifosi ci hanno scritto dicendo: ma non è che questo errore poi arrivato lì a Roma mi può costare che qualcuno ai controlli mi dice no, questo biglietto non è valido? Allora ci siamo informati personalmente con il Calcio Napoli, che ovviamente non ha colpe su questo errore tecnico. Adesso ricordiamo, la partita è organizzata dalla Lega, non è organizzata dalla Juventus o dal Napoli, dalla Lega di Serie A. Certo, adesso sta quindi all'East Ticket evidentemente
di correggere questo piccolo errore per evitare che ovviamente qualche addetto alla sicurezza allo stadio olimpico possa dire no, qui c'è un errore, la squadra si chiama SSC Napoli e non SCC Napoli. E quindi insomma c'è questo errore di battitura. Antonio, il discorso Lavezzi sì, Lavezzi no, come puoi ben capire, ma soprattutto come ben sai, è un po' il discorso che sta appassionando in queste ore i tifosi napoletani, alla pari del discorso Lavezzi resta, Lavezzi va via. Del Lavezzi resta, Lavezzi va via, ne abbiamo parlato tanto, ne stiamo parlando tanto, continueremo a parlarne tanto. Io ribadisco qual è la nostra linea: quando vedremo i 32 milioni di euro in contanti sul tavolo dell'aereo della Rentis, vabbè, anche uno in meno, anche uno in meno, ce ne faremo una ragione. Per ora parole, ma di carta moneta, e quella sì che ci vuole per portarselo via, finora nemmeno l'ombra, nemmeno un biglietto del Monopoli praticamente. No, però quindi... è vero che mi stanno arrivando tante segnalazioni su questa cosa del PSG. Vabbè, ma Antonio, però fammi finire, perché sennò sembra che c'è la che c'è qua. Da qui a dire che già del Paris Saint Germain, che già è sull'aereo per Parigi, che già hai 4,5 milioni di euro in tasca all'anno, perché poi sono state fatte delle cifre ben precise. Sì, dai 6,5 dell'Anzi ai 4,5, 5 del Paris Saint Germain. Addirittura c'è chi ipotizza che qualora dovesse saltare questa ipotesi, perché Leonardo dovrebbe tornare all'Inter sì, come dirigente, però già sono pronti Tottenham e Chelsea, quindi Michele, noi non contiamo niente, siamo una squadra inutile. Ma è giusto che ci sia la fila alla porta, ma insomma si può anche dire no grazie. Quindi, ma ripeto, se queste persone che stanno in fila alla porta con loro portano una valigetta con 31/32 milioni di euro in contanti, e allora iniziamo a preoccuparci, iniziamo a farcene una ragione. Se arrivano con le mani in mano, oppure con un babà, con una quantiera di spogliatelle, le spogliatelle ce le mangiamo pure, però sinceramente non ne parliamo nemmeno. Ma non era questa la domanda, perché io non scappare, non scappare. Che mi fanno, Michele, perché io non mi nascondo. Tu ti vuoi scappare alla mia vera domanda, che non è questa sul mercato. Tu invece quando vai in diretta televisiva ti nascondi. Sì, infatti, dietro al banconcino, insomma. Ti nascondi e svicoli e vai via. Non, no, la domanda che invece voglio farti, caro Pirazzone. Vabbè, mi vuoi far, vedi, cioè su questo abbiamo tempo per parlarne. Invece, ma la gente vuole sapere. La gente vuole sapere tu cosa ne pensi per domani sera, Lavezzi sì o Lavezzi no? No, che cosa ne penso? No, cosa ne pensi? Vogliono sapere il direttore Petrazzuolo cosa farebbe. Ah, questo è un altro discorso. Questa è la domanda. Io sono abituato a dare le informazioni in quanto tali. Quindi sei seduto in questo momento sulla panchina del Napoli. Lavezzi va in panchina. Benissimo. Allora, questa quindi è la scelta di Mazzarri. Personalmente io Lavezzi anche con una coscia e mezzo. Benissimo. No, perché appunto questo dicevo. Al puntino, Petrazzuolo cosa farebbe? No, io lo manderei in campo. Però ovviamente non sono un allenatore, non sono un tecnico, ma è una mia considerazione personale. La sfida più importante dell'anno è Lavezzi e Lavezzi. Lavezzi e Lavezzi, quindi non che ne dicano i più grandi opinionisti mondiali, di fronte ai quali io non sono nessuno. Secondo me può dare sempre quel qualcosina in più, anche se poi perdiamo un minimo di stabilità a centrocampo. Perché sì, è vero che secondo me è stata molto intelligente la scelta di Mazzarri di andare a Lecce e schierare un centrocampo abbottonatissimo quando la squadra è in difficoltà, quando la squadra non riesce a fare gioco. Però, caro Michele, con la Roma penso che andrà diversamente. Io voglio sperare che vada proprio tale quale. Tale quale, un bel 2-0, arrivederci Roma. Buonanima. Marek fa un altro gol che l'ha fatta a Lecce. E tra l'altro Marek non è la prima volta che segna a Roma. Madonna. Le donne. Io ho detto le donne. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno grande, esperienza ti dà, segui la via.
Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.